C'è un compositore, carissimi ragazzi e carissime ragazze, che noi italiani e in modo particolare noi toscani dovremmo essere non contenti ma orgogliosissimi di conoscere e di avere fra i nostri connazionali e nel caso mio fra i nostri corregionali. Si tratta di Domenico Zifoni, giovane musicista nato a Prato e che ha avuto non solo una vita musicale eccezionale, compositore di musica bella, piacevole, freschissima, vivace, che si ascolta molto bene, ma anche una vita nella dimensione umana tutt'altro che comune. Difficilmente quando ai miei studenti racconto per esteso in una lezione la vita di Domenico, i miei studenti restano indifferenti. Perché effettivamente è una vita che colpisce al cuore di questo ragazzo che nasce poverissimo in questa famiglia di Prato, buona famiglia ma assolutamente priva di mezzi di sussistenza, che può studiare grazie ai donativi, ai contributi, alle borse di studio che di volta in volta qualche anima buona riesce a mettere insieme per lui e che alla fine praticamente fa il botto perché vince il posto di organista alla Chiesa del Gesù a Roma, il che significa finalmente un posto prestigioso, soldi a palate che per un musicista male non fanno, e la possibilità di provvedere anche in maniera adeguata alla propria famiglia, la possibilità di stampare, di pubblicare, di diffondere le sue musiche, l'avere a disposizione un organo eccezionale come era quello che si trovava allora, purtroppo ahimè non c'è più, nella Chiesa del Gesù a Roma, che era un organo Hermans di questo costruttore proveniente dall'Olanda, che era rivoluzionario per l'epoca, quindi tutto quello che lui poteva desiderare finalmente con i suoi sacrifici e i suoi sforzi l'aveva avuto, e lascia perdere tutto per farsi missionario ed andare in America Latina a donare tutta la sua vita come uomo e come musicista agli indios sui passi del Vangelo. Ripeto, difficilmente ai miei studenti questa storia lascia indifferenti, anche per lo sviluppo e per il finale inaspettato che ha. Per chi fosse curioso e non la conoscesse, lascio in descrizione a questo video i link a miei vecchi video di circa 5 anni fa, dove, collaborando con altri ragazzi, abbiamo tentato di raccontare per esteso la vita e la storia di Domenico. Ma Domenico è prezioso anche dal punto di vista musicale, soprattutto per voi ragazzi che siete alle prime armi con il mondo della musica e della tastiera. Fino ad ora sicuramente avete sperimentato tramite l'antologia musicale oppure tramite fotocopie, fogli, foglietti e proposte che vi sono state fatte, non lo so, L'inno alla gioia di Beethoven, qualche brano di musica contemporanea, qualche piccolo brano di jazz o di blues, musiche così magari anche piacevoli. Nel momento in cui magari avete cercato di addentrarvi un pochino nel mondo della tastiera, potrebbe esservi capitato, come capita per la maggiore, che vi piombino un po' di metodi di studio fatti, di tecniche, di teggiature, scale, arpeggi e quant'altro. E di solito quando ai ragazzi arriva questa prescrizione, normalmente è quando si sdanno. Perché? Perché gli si sottopone un esercizio fatto di tecniche, scale e quant'altro. Sì, bellino, però... Però è noioso. È ovvio che è noioso. E non potrebbe essere diversamente da così. Per quale motivo? Perché chi ha scritto un metodo per pianoforte, per esempio, normalmente ha scritto musica che non è pensata per l'utilizzo, per la fruizione, per la godibilità, è pensata per sviluppare certi aspetti tecnici. Soltanto che i nostri ragazzi, se non provano soddisfazione in quello che fanno, non è più la generazione di quei giovani che volere e potere, il sacrificio ti porta lontano, bla 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 bla. No, se la cosa non li attizza, si sdanno e non la fanno. Perché questa è la mentalità e la sensibilità e la percezione emotiva dei ragazzi con cui lavoriamo oggi noi insegnanti. La musica di Zifoni può essere un'ottima proposta sotto tanti aspetti. Perché?
perché è musica che tecnicamente ti richiede uno studio e un impegno non da poco, anche nelle sue pagine più piccole. È musica bella, è musica fatta per essere ascoltata, per essere utilizzata, per essere goduta, per piacere. Ed è musica che si declina in tantissime sfaccettature che ti insegnano ad entrare nella immensa tavolozza di colori che il linguaggio musicale può utilizzare ed utilizza. Vorrei proporvi questo piccolo viaggio che cominciamo oggi nel mondo dei versetti di Domenico Zipoli. Oggi ci dedichiamo alla raccolta di versetti in Do maggiore, quella più semplice, quella che non ha alterazioni in chiave, più semplice per modo di dire. Ma la cosa interessante è che chiunque di voi ragazzi può, prima di tutto, scaricarsi da internet una edizione in formato PDF delle sonate di intavolatura per organo, il volume per organo, non quello per clavicembalo, quello per organo, dove si trovano i versetti di Domenico, e soprattutto è sufficiente che abbiate una tastiera, neanche particolarmente buona, è sufficiente la tastiera che avete comprato per fare musica a scuola. Disattivate il dispositivo della tastiera che fa essere il tasto dinamico, cioè che a seconda dell'intensità con cui lo premete fa più piano, più forte. Perché? Perché questa è musica che non è soggetta ad una tastiera dinamica, cioè la cui intensità di emissione sonora cambia in base all'intensità con cui premete il tasto. Né l'organo né il clavicembalo sono strumenti dinamici, hanno la possibilità di cambiare il tipo di suono e l'intensità del suono in una dinamica che si chiama a terrazze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che cambiando certi dispositivi, che sia nell'organo che nel clavicembalo si chiamano registri, oppure cambiando la tastiera, passando da una tastiera con un suono impostato in un certo modo alla tastiera di sopra con un suono impostato in un altro, si possono fare dei cambiamenti di intensità di suono, ma non si può fare il crescendo o il diminuendo, che per esempio si può fare molto bene sul pianoforte o che fa un'orchestra sinfonica. Quindi disattivate il comando di tocco dinamico della vostra tastiera e avvicinatevi al mondo dei versetti di Domenico Zipoli. Anch'io, per presentarveli, utilizzerò proprio una tastiera come quelle che voi avete nelle vostre case. E a mano che andremo avanti nel percorso di questi versetti, vi presenterò anche altri tipi di tastiera, stavolta di tastiera storica, con cui poter avere a che fare per approcciare per la prima volta queste musiche. Stasera cominciamo con la tastiera che avete tutti voi a casa. Come vedete, il primo versetto presenta, dopo un lungo accordo iniziale, una serie di scale e arpeggi. Perché? Perché Domenico ci sta dicendo: guarda, una piccola toccata si potrebbe fare così in Do maggiore. Che cos'è una toccata? Una toccata è un brano in stile improvvisato che nella musica del 600, 700, anche del 500, perché la toccata è anche del 1500, diciamo nel periodo che va dalla fine del Rinascimento a tutto il periodo barocco, e anche oltre, perché le toccate esistono anche dopo, la toccata serve per introdurre qualcos'altro. Potrebbe essere un altro tipo di musica, una fuga per esempio, o così via, però la toccata ha un compito introduttivo ed è fatta tutta in stile normalmente che sembra quasi un'improvvisazione, come se il musicista si mettesse lì alla tastiera e dovesse catturare l'attenzione dell'audience, del pubblico. Ah, state attenti, che adesso vi suono questa, mettetevi a posto, state buone così, perché dopo che vi ho fatto mettere a sedere, ho da farvi ascoltare altro. Il secondo versetto ci introduce in un clima scherzoso, giocherellone, quasi da sberleffo, e è composto nello stile che potremmo azzardare a chiamare la canzone o canzona. Qui, come vedete, il modo di scrivere la pagina
è molto diverso, perché si entra in quel genere di composizioni che si dicono in stile imitativo. Cosa vuol dire? Come vedete c'è un tema che poi viene riproposto più volte all'interno di questa paginetta, mentre le altre voci gli girano intorno, ci giocherellano, sembra quasi una piccolissima fuga. Per tutti questi termini, la toccata, la fuga, vi invito ad andare qui sotto a questo video e cercare nei link in descrizione i suggerimenti dove ho cercato di spiegare in modo divertente e senza tante pretese che cos'è una toccata, che cos'è una fuga. Ecco, qui sperimentiamo questo senso di simpatia, di giocosità, di scherzosità, che è quella che Zipoli ricerca. Il terzo versetto, invece, ci vuole suggerire un senso di compostezza, di tranquillità, di quella solennità raccolta che potremmo trovare in un coro solenne, serio, raccolto, che canta una polifonia a quattro voci. In effetti questo terzo versetto è proprio polifonico, come se dovessero essere delle voci umane a cantarlo. E quindi qui Domenico ci fa vedere, ok, come posso fare a fare un versetto che in tutto e per tutto ricordi il modo con cui un coro canterebbe in polifonia, in modo composto, solenne, sereno. Eccolo qua, questo è il modo con cui lo potresti fare anche tu. E infine, quasi a botta e risposta rispetto a questa tranquillità e compostezza, l'ultimo dei versetti in Do maggiore, che invece è maestoso, spavaldo, solenne, quasi una passeggiata, non tanto militare, quanto piuttosto un incedere, bello come se fosse un cavallo lanciato al trotto, come se fosse un corteo bello vivace che avanza e che vuole in qualche maniera concludere. Ora, diciamo, mettiamo il punto, facciamo l'ultimo versetto in modo bello, solenne, animoso, che ti prende al cuore perché senti che stiamo andando verso la fine, verso la conclusione. Come potete vedere, una tavolozza ricchissima di colori. Se pensate di non essere in grado di suonare questi versetti, non vi preoccupate, se vorrete ci arriverete. Vi fa altrettanto bene, ragazzi miei, ascoltarli. Perché? Perché prima di tutto in musica, per imparare bene, si deve ascoltare. Un antico filosofo che si chiamava Zenone diceva: siamo stati fatti con due orecchie e una bocca perché dovremo ascoltare il doppio di quello che poi diciamo. Ecco, in musica è la stessa cosa. Un musicista, per diventare capace di fare musica buona, dovrebbe sempre ascoltare il doppio di quello che poi canta o suona. Quindi, se vi spaventa questo genere di musica perché vi sembra difficile, perché vi sembra troppo tecnica, perché vi sembra di non essere a livello di poterla fare, non vi preoccupate. Ascoltatela, perché già ascoltando nella vostra mente, nel vostro intimo, questo linguaggio entra e cominciate a masticarlo, a prenderci confidenza e magari, chissà, comincia anche a piacervi. Per farveli sentire bene questi versetti, ovviamente, non potevo che proporveli nello strumento per il quale sono stati composti. Andiamo all'organo di San Lucchese, l'organo che suona abitualmente tutti i sabati e tutte le domeniche, e ci salutiamo ascoltando questi quattro versetti.